Nella puntata di San Valentino Emanuela abbiamo la coppia più bella di LinkedIn. Bene, bene, siamo noi allora, bene, bene, sono contenta Ma no, non di Emanuela, no? Però questa. devo appunto farti capire questa cosa, anche se sono giorni romantici, noi siamo esclusivamente una coppia professionale. Qui però oggi, ad Infacto, nella puntata di San Valentino, abbiamo una vera coppia nella vita e nel lavoro, quella composta da Marco Fattizio e Elena Hagan. Ciao ragazzi e benvenuti ad Infacto. Ciao Maurizio, ciao Emanuela. Ciao. Beh, puntata di San Valentino, quindi naturalmente vi chiediamo la presentazione. Mettetevi d'accordo tra voi due su chi deve farla per prima, non litigate proprio oggi, mi raccomando. Iniziamo a litigare o dico io Allora, due inizio cose? io. Inizia tu, come al Ok. solito, vabbè. Allora, io praticamente ho fondato insieme a Marco Bianco Lavoro, mi occupo anche di Bianco Lavoro Academy e in più qualche anno fa abbiamo comprato un'attività molto interessante su aperture di business e creazione di business plan crea impresa. E in più io personalmente mi occupo anche di apprendimento delle lingue, di coaching linguistico e sto creando un mio metodo di come apprendere le lingue più rapidamente. Ecco Quindi Marco. tanto per dare un po' di tempo, è dal 2007 che collaboriamo insieme, quindi sono ormai 16 anni e sì, abbiamo cofondato queste aziende qua e ora i core business sono questi, quindi gestiamo dei master, master risorse umane, master in coaching, master in digital marketing in arrivo e poi avviamo sempre nuovi progetti perché chi si ferma è perduto, quindi come creaimpresa.it e varie altre cose, ci occupiamo di job board, ci occupiamo anche di, lavoriamo con il Tech Jobs Fair, che è la fiera domanda incontro offerta di lavoro nel settore tech, che adesso è molto più importante di altri settori. Insieme al nostro socio Rodolfo Due e mille altre cose, insomma, ecco. Fantastico, bellissimo. Quindi siete due imprenditori, siete due CEO, siete due coach e siete anche una coppia nella vita. Ma quindi mi viene da pensare, quindi è vero che chi si assomiglia si piglia, ma soprattutto come si fa a creare collaborazione e non competizione? Questo io non so rispondere perché non ci siamo mai riusciti a fondo, cioè la competizione è tutti i giorni, Allora, ci vuole molta comunicazione, che non sì. sempre c'è comunque. Quindi, cioè, allora facciamo prima una premessa, ci scanniamo tutti i giorni, ecco, Sì. quindi questo è un dato di fatto. E poi si devono trovare degli equilibri che non Sì, sempre si trovano. comunichiamo tanto, davvero tanto, sì. Cioè lei comunica, io faccio un passo indietro. Questa è la cosa più comune che facciamo tutti i giorni, più o meno, vero? Oddio, si deve trovare una soluzione, quindi. E però, ecco, però, insomma, la soluzione vera ancora non ce l'abbiamo. Cioè, poi vediamo nel corso degli anni, in Piano piano. questi 16 anni, cioè, abbiamo migliorato, però non abbiamo trovato la soluzione ancora, ma andiamo avanti, quindi vuol È dire in una qualche modo soluzione sempre in corso, sì. è in corso, sì, in corso d'opera. Questa è proprio una puntata verità, quindi un San Valentino verità, quindi non Chi solo appunto, no, quello che si si dice nel somiglia si marketing. piglia così così perché non è che ci somigliamo tantissimo, cioè sono tante cose, sì, ad esempio ambedue amiamo viaggiare tanto per lavoro, quindi abbiamo 2022, ad esempio siamo stati in 14 paesi diversi, dalla Spagna agli Emirati Arabi, eccetera, quindi questa è una cosa che ci unisce. Sì, contano molto gli interessi e i valori Quello sì. comuni, però carattere, su quello no, non ci siamo noi. Siamo parecchio diversi. Interessante, interessante. E appunto, no, Marco diceva che avete viaggiato tanto, no, in quest'ultimo periodo, ma a prescindere. E Elena, poiché io studio molto i curriculum dei nostri ospiti, ho visto che addirittura tu parli sette lingue, quindi sei una vera poliglotta. Ce l'ho segnate qui: inglese, italiano, tedesco, spagnolo, ceco, slovacco, russo, cioè incredibile. E questo naturalmente ti dà, no, tantissime opportunità professionali anche per viaggiare. C'è Sta qualche altra cosa? studiando portoghese e francese, quindi la No. prossima puntata A devi 9, aggiornare. no, cioè, Ancora in facciamo fase. record. E questo chiaramente ti permette, no, di avere tante opportunità professionali, ma appunto anche di viaggio, eccetera, eccetera. Ma di sicuro tu conoscerai tutti i mercati, appunto, del lavoro, tanti, tanti mercati del lavoro. Qual è la differenza tra il mercato del lavoro italiano e in generale quelli esteri? Ok, dicendo generale è un po' più difficile perché ogni paese ha la sua particolarità, ma c'è una cosa particolare che ha Italia, per esempio, è il fatto come si vede il posto fisso.
Per esempio, in altri paesi, posso parlare di Gran Bretagna, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna. Spagna è forse leggermente più simile all'Italia, ma non così tanto, per quanto parliamo di posto fisso, la quasi intoccabilità di posto fisso e la voglia di avere un posto fisso, anche magari sacrificando il proprio interesse. Magari una persona ha studiato qualcosa, si è specializzata, non trova la sua specializzazione o qualche magari non ha coraggio di mettersi in proprio, però se ottiene un posto fisso, stabile, preferisce sacrificare i suoi interessi per tenere questo posto. E poi non parliamo di posto fisso in sfera pubblica, chiaramente. Quello uno sacrifica anche un suo business, una carriera per stare in posto pubblico. Quindi questa è una cosa che io, per esempio, non riesco a percepire perché io vengo da un mercato completamente diverso, dove chiaramente anche posto fisso non era così stabile, quindi per me non era una cosa così garantita. E c'è un'esperienza propria che quando ho fondato insieme a Marco Bianco Lavoro, ho avuto un posto fisso abbastanza buono in Italia. Lavoravo da parecchio giovane, lavoravo come assistente direzionale in un'azienda e praticamente il mio datore di lavoro era molto sorpreso che ho deciso di lasciare questo posto già garantito. Era un datore di lavoro esemplare perché mi ha dato dopo meno di 2 mesi lavoro con contratto a tempo indeterminato e lui mi ha chiesto: ma sei sicura di quello che vuoi fare a lasciare un posto con contratto a tempo indeterminato? Sì, perché sapevo che le lingue non posso ben applicare lì, per esempio, e poi io ero intraprendente, quindi ho proprio deciso di cambiare. Ed è una cosa che un sacco di gente che mi conosceva era sorpresa. Quindi questa è la maggiore differenza. Assolutamente sì, è una cosa che sorprende molti. E anche tu, Marco, hai fatto la stessa cosa. Tu sei passato da dipendente a imprenditore. Devo dire che questo è un sogno che tanti accarezzano, però non tutti hanno il coraggio di farlo. Allora, ci fai questo regalo, ci dai un tuo consiglio, un tuo strumento, quello che vuoi, per aiutare chi vuole fare questa scelta a capire se è la persona giusta, se è il momento giusto, se vale la pena, insomma, quello che vuoi. Sì, è chiarissimo. Allora io intanto su questo aspetto devo ringraziare Elena perché io ero il tipico posto fissista, io sono anche pugliese come Checco Zalone, quindi se guardate il film Checco Zalone dove lavora la provincia lì di Bari, sono pugliese anch'io, io ero quello, sono anche figlio di Col timbro. dipendenti statali, insegnanti, quindi la mia mentalità era quella. Tra l'altro io come dipendente, ho lavorato per molti anni, ho fatto 11-12 anni almeno di lavoro dipendente, ero anche un manager, quindi avevo anche benefit, stipendi molto alti, stavo anche bene e non avrei pensato di lasciare il posto fisso. Quindi per questo adesso ringrazio Elena, all'epoca sono state i primi attriti, ecco, perché lei spingeva per andiamo, apriamo la partita IVA, facciamo questo insieme, eccetera. Era il nostro primo vero Sì, litigio perché sì. proprio ho deciso, ho aperto la partita Lei è IVA andata, e l'ho sì, ha trascinato dentro. aperto partita IVA a nome suo, io ancora facevo il dipendente. Qualche consiglio? Sì, non è assolutamente semplice, ci vuole molta determinazione perché soprattutto negli ultimi anni ho visto molta gente che si è messa in proprio non per scelta ma per necessità, perché ha perso il lavoro e poi ha trattato il posto, la partita IVA, diciamo, il lavoro in proprio come se fosse dipendente anche a livello economico, anche a livello faccio le ferie, che ore lavoro, e questo è assolutamente sbagliato. Infatti su Crea Impresa poi abbiamo creato ultimamente anche un percorso insieme a un coach, Luciano Tiberi della Tiberi Training, su come passare da dipendente a imprenditore. È veramente una cosa complessa, bisogna cambiare il mindset. Certo. Io ci ho impiegato tanti anni, lo ammetto, ci ho impiegato tanti anni, adesso e che lavoriamo in proprio, cioè che io abbia lasciato il posto fisso, perché c'è stato poi un periodo di mezzo in cui facevo entrambi, sono passati anche più di 10 anni, ma i primi 4-5 anni sono stati veramente duri, perché il mindset, il pensiero è sempre quello di avere lo stipendio. Poi e quello che bisogna, secondo me, fare è frequentare altri imprenditori, altri professionisti, entrare in quell'ottica mentale che si può guadagnare molto di più, ma si può anche perdere. Quindi non avere paura di rischiare, non avere paura
di perdere soldi, non aver paura di lavorare gratis anche, di fare progetti per avere visibilità, per riuscire a farsi dei clienti nuovi, investire. Ecco, questo è veramente importante. Ripeto, sono stati i primi momenti di litigio con Elena, ma adesso su questo la ringrazio perché non tornerei mai indietro. Ecco, adesso non tornerei assolutamente Io indietro. consiglierei magari anche un po' accettare questa paura di cambiamento, Sì. perché quando, soprattutto in Italia, uno fa lo switch dal lavoro fisso al lavoro improprio, ovviamente che questa tensione c'è, perché non c'è nulla di stabile, nulla di garantito. Però questa paura passa, perché io mi ricordo Marco all'inizio, quando ha fatto proprio switch, non affiancato, quando ha proprio fatto proprio switch, era terrorizzato per un paio di anni. Ed è normale, perché senza quello non sarebbe arrivato Però dove per me è stato anche più duro perché io ho cambiato da dipendente a imprenditore e contemporaneamente ho cambiato anche paese perché poi per aprire l'impresa vera e propria ci siamo trasferiti in Slovacchia, che è il suo paese. Adesso da più di 10 anni siamo fisicamente in Slovacchia, lavoriamo poi a livello europeo, quindi noi lavoriamo molto con la lingua inglese, abbiamo lavorato molto con la Gran Bretagna. Chiaramente il mio paese preferito è l'Italia perché per me è più facile comunicare sotto tanti aspetti, però ci ha aperto un mondo, insomma, ecco. Quindi lavoriamo con Dubai, lavoriamo con il Portogallo e insomma è tutto meno chiuso rispetto a quello che era il mondo precedente, che era chiuso all'Emilia Romagna, insomma, dove lavoravamo prima entrambi. Però è bellissimo, no, Emanuela, questa storia, perché appunto, no, abbiamo visto come Elena, no, alla fine poi si è creato questo supporto da questo punto di vista, è proprio anche quello che diceva Marco, cioè frequentare chiaramente altri imprenditori, quindi con lo stesso mindset, però poi come dico sempre, è anche importante in casa avere persone che in qualche modo appunto ci supportano, di ispirazione, e non devono esserci appunto conflitti da questo punto di vista, perché altrimenti diventa molto molto difficile poi chiaramente andare avanti, sì. Per me era difficile anche quello perché i miei genitori, entrambi insegnanti di scuola pubblica, cosa fai? Come lasci il posto fisso, quello stipendio, c'è cioè anche l'auto aziendale, tutto quello, insomma, che guardate che Cozzalone è esattamente Ah, quello, quindi Marco, quindi va quello, detto, no, che no. l'amore cambia le persone, quindi tu sei stato anche cambiato in positivo, però da Elena, e questo bisogna riconoscere. Quindi grazie mille, Grazie Elena, ragazzi. io lo so. Nella puntata di San Valentino, vedi, ci facciamo questo scambio di regali. Grazie, due bellissime coppie. Vabbè, Emanuela, noi dobbiamo ancora lavorare, secondo me. Quindi grazie mille, Marco. Grazie mille, Elena, e buon San Valentino a tutti, anche sul lavoro, perché può capitare. Ciao. Buon San Valentino, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.